Buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Report, che questa sera tratterà un argomento un po' più leggero. Andremo a conoscere i radioamatori. Cosa sono questi radioamatori? Ce lo spiega Giulio Lettice, presidente dell'associazione ARI Radioamatori di Mestre Venezia. Il servizio. Allora, i radioamatori non sono altro che delle persone che hanno in comune un hobby, che è quello di comunicare tra di loro, non solo a livello nazionale, quindi italiano, ma anche a livello mondiale. Quindi noi possiamo parlare tanto con gli Stati Uniti, quanto con Sud America, quanto con la Cina, quanto con la Russia e praticamente con tutti i paesi del mondo. Attualmente operando su frequenze di radiodiffusione, cioè voi parlate tramite le Ovviamente frequenze. sì, che sono state a noi stabilite. Praticamente no, a noi ci sono state concesse delle frequenze e noi dobbiamo utilizzare le nostre apparecchiature esclusivamente su quelle frequenze. Ecco, vogliamo ricordare quali frequenze sono? Allora, le frequenze sono basse frequenze per poi andare verso le alte. Abbiamo i 160 metri, gli 80 metri, i 40 metri, i 15 metri, i 20 metri, i 10 metri, i 15, i 17 metri, i 12 metri. I 144, i 50 megacicli, che sarebbero 6 metri, per poi andare verso frequenze estremamente più alte dove c'è spazio ancora per la sperimentazione. Quindi lì siamo, diciamo, via satellite. No, comunicazioni via satellite vengono fatte anche su frequenze più basse, che possono essere i 144, ma soprattutto i 430. Via satellite si usano anche i 10 metri, per cui c'è una frequenza di salita in 10 metri e una frequenza di discesa, cioè di ascolto, in 2 metri. La stessa cosa la si può fare anche dai 144 ai 430, poi ci sono frequenze superiori, dove noi facciamo sperimentazioni, in particolar modo con quella che noi chiamiamo ATV, e che è una mezzo di una trasmissione televisiva alternativa ai canali usuali tradizionali. Ecco, questo è molto interessante, questo ultimo particolare. La comunicazione ATV, appunto cadendo fuori dai canali istituzionali, permette di vedere ciò che normalmente le trasmissioni, i canali istituzionali non fanno vedere, e queste trasmissioni servono soprattutto per la protezione civile, per controllare determinate situazioni, per esempio come era la visita del Papa che c'è stata qui a Mestre, a San Giuliano. Quindi nel tetto ci saranno delle antenne più o meno grandi, diciamo. Nel tetto ci possono essere antenne più o meno grandi, A seconda della frequenza di a lavoro. seconda della frequenza di lavoro. Più bassa è la frequenza di lavoro, più grande è l'antenna. Per la frequenza dei 2 metri, grosso modo, la dimensione dell'antenna è come quella per la ricezione dei canali del primo canale televisivo. Quindi parliamo di VHF. E parliamo di VHF. Per l'UHF, che sarebbero i 430, grosso Sì. modo come dimensione quella del secondo canale televisivo. Ecco, lei ha parlato di protezione civile, i radioamatori, vogliamo spiegare ai telespettatori, sono molto utili per la collaborazione con la protezione civile, cioè in caso di calamità. Possono essere i primi a portare i primissimi aiuti. Allora, genericamente i radioamatori vengono usati dalla protezione civile come comunicazioni alternative. Cosa si intende? Ci sono le comunicazioni istituzionali tipo telefonini, telefoni fissi,
e quant'altro serve a far parlare le persone, a mettere in contatto le persone una con l'altra. In certi casi questi mezzi non funzionano. Perché? Perché adesso, per esempio, nel caso del Papa viene usato il telefonino. E quando c'è un numero eccessivo di persone che accede alla cella telefonica, la cella si satura e la comunicazione facilmente cade. Una cosa che banalmente succede, ma nessuno ci fa caso, grosso modo, a Capodanno, quando tutti cercano di mandare i vari messaggi o cercano di chiamare a casa. Ad I esempio, telefonini non funzionano. questa situazione si è verificata durante un forte maltempo nel, credo, 2001, nel dicembre 2001, quando proprio qui a Mestre ci fu una eccezionale nevicata, si bloccò tutta la zona, tutta la provincia praticamente. Sì. Ecco, in quel caso lì voi avete avuto qualche mansione da... E in quel caso non abbiamo avuto nessuna mansione perché non siamo stati allertati. Probabilmente il maltempo ha colto di sprovvista anche le istituzioni, per cui noi non c'è stata la richiesta di un nostro intervento. Ecco, lei si ricorda quando è successo qualche intervento da dover fare, che avete dovuto fare? Beh, abbiamo dovuto fare ultimamente la visita del Papa, e lì è stata attivata con la collaborazione della sezione Ari di Venezia, la trasmissione alternativa, come dicevo prima, sia voce che video, e poi col Jamming Festival. Col Jamming Festival, visto il numero molto elevato di persone che erano aspettate, era prevedibile che saltassero le comunicazioni con i telefonini. E alla protezione civile, al comune, serviva sapere comunque com'era la situazione, per cui un gruppo di persone erano al parco, un gruppo di persone erano qui in questa sala e in comunicazione diretta con i dirigenti della protezione civile che si trovano nell'altra sala, ma nello stesso edificio. Ecco, un ruolo molto importante, i radioamatori, lo si è sempre sentito dire, lo hanno in caso di terremoti, ricordiamo il Friuli, l'Aquila, eccetera. Cosa Sì, succede in quei casi? in quei casi succede quello che. Cioè, no, in realtà non è successo con l'Aquila, per esempio, perché con l'Aquila le comunicazioni non sono mai venute a mancare, però era molto facile, c'erano molte probabilità che ciò potesse accadere. Per cui per diverso tempo, per diversi mesi, abbiamo affiancato i mezzi che normalmente si usano e le nostre apparecchiature per mettere in comunicazione le varie prefetture, e avendo anche mezzi mobili si facevano delle ricognizioni per vedere se c'erano problemi appunto nei vari comuni, o un intervento molto rapido. Ecco, ritorniamo all'aspetto tecnico. Ecco, queste antenne trasmittenti possono recare anche delle interferenze, ad esempio, alle abitazioni civili del vicinato? Certo, gioie e dolori. È un problema questo qua, purtroppo. È un problema che spesso non è riconducibile al radioamatore, ma alle apparecchiature riceventi, che purtroppo oggi come oggi, ma anche qualche anno fa, erano fatti con molto risparmio. E una delle cose più banali, più semplici, è che il preamplificatore che si mette sull'antenna, quella scatoletta Quindi che c'è parliamo sull'antenna, dell'antenna di ricezione antenna quindi ricevente della TV. della TV, amplifica il segnale in modo da far ricevere il segnale con una potenza adeguata a più utenti. Se quell'apparecchietto lì, invece di amplificare, normalmente, purtroppo succede spesso e volentieri, solamente il segnale televisivo amplifica anche il segnale
che non c'entra, quindi entriamo dentro anche noi, viene amplificato anche il nostro segnale, e si imballa, o meglio si satura, e per cui ci sono problemi a livello televisivo. Poi ci sono anche le singole televisioni che a volte non funzionano bene, qualche volta è anche colpa nostra, ecco, dell'apparecchiatura. L'apparecchiatura che non è ben tarata, l'antenna non ben accordata, forse, l'antenna al palo trasmittente? Sì, qualche volta sì. Per assurdo, qualche volta può succedere che ci siano delle grondaie e ruggini che vanno in risonanza con il nostro segnale e lo ritrasmettono, creando problemi di ricezione a televisioni o... Ecco, in conclusione, possiamo fare un accenno a quelle che sono le stazioni di ascolto, cosiddette SWL? Ci sono molti appassionati, ce n'erano più una volta, che facevano la scuola guida come SWL, Short Wave Listener, e dovevano chiedere il permesso al Ministero. Si mettevano su una stazione d'ascolto e lì stavano a ascoltare sia stazioni radioamatoriali che stazioni commerciali, cosa che ho fatto anch'io. E le BCL, ad esempio, BCL, la banda delle BCL. Sì, esatto, broadcasting, banda del broadcasting, sì. Praticamente. È una buona scuola guida per riuscire a capire anche come ci si deve comportare in futuro quando uno decide di fare, di diventare radioamatore. È la miglior scuola. Quindi, ecco, per chiudere, uno per diventare radioamatore cosa deve fare? Allora, per diventare radioamatore, oltre alla passione, ovviamente ci vuole, bisogna fare un corso. Oggi non serve più fare la telegrafia, perché la telegrafia è stata abolita, perlomeno abolita dai nostri corsi, perché oggi come oggi ci sono mezzi molto più moderni, molto più semplici da usare, piuttosto che il tasto telegrafico, anche se noi comunque continuiamo a usarlo. Niente, allora c'è da fare un esame con regole, regolamenti internazionali che bisogna rispettare, e bisogna studiare l'elettronica, perlomeno uno deve essere in grado di capire dei circuiti elementari. Poi si fa un esame. Quindi diciamo un po' la legge di Ohm, le induttanze. Sì, legge di Ohm, induttanze, reti e qualche piccolo circuitino, transistor. Quella volta quando li ho fatti io erano a valvole. Il tempo passa. E quindi poi si fa l'esame. Arriva un permesso. Quando arriva il permesso a casa, si chiede il nominativo e si chiede l'autorizzazione. Una volta c'era la licenza, adesso c'è l'autorizzazione. E dopodiché si può installare la stazione a casa con gran piacere, eventualmente, dei condomini. Ecco, e qui appunto, ecco, vedo che il problema è sentito, cioè le interferenze poi i vari al vicinato, ecco. Quindi un suggerimento potrebbe essere questo, visto che anch'io un po' me ne intendo, provengo dall'SWL, cioè alzare l'antenna e trasmettente il più possibile, in modo da poter creare una zona d'ombra sotto e diciamo così attenuare il campo magnetico. Sì, questo è uno dei mezzi non più semplici in realtà, perché alzare l'antenna il più possibile a volte può anche essere problematico, però è uno dei mezzi che può essere efficace in certe circostanze, perché se io in 144, che è una frequenza molto vicina alle frequenze che vengono usate anche oggi nel digitale terrestre, se le due antenne si guardano e sono molto vicine, beh, potrebbero esserci anche dei problemi.
Ma c'è anche un altro mezzo molto più semplice, è quello di mettere dei filtri passabanda, cioè lasciano passare solamente determinate frequenze tra l'antenna e l'amplificatore d'antenna, in modo da eliminare il più possibile quelle che sono le nostre frequenze e quindi evitare che vengano amplificate. Ecco, ricordiamo la sua sigla. La mia sigla è Italia 3 LTT, licenziato nel 1971. Grazie per le sue spiegazioni, lei è stato molto gentile, buon lavoro. Grazie a lei, buonasera. E riprendiamo da studio, non mi resta che ringraziare Giulio Lettici per queste spiegazioni, molto interessante l'argomento, magari prossimamente ritorneremo ancora sul discorso. Io nel frattempo mi congedo da voi, vi ringrazio come sempre per averci seguito, a voi tutti, buonasera.